una giornata molto importante. Questo è uno dei territori che ha sofferto di più in assoluto nel paese, le cui immagini ricorderemo per sempre, quindi la presenza dello Stato era assolutamente doverosa. È una giornata emozionante perché fare gli esami di Stato in presenza non era assolutamente scontato, non è stata una passeggiata. Questi esami di Stato non concludono quest'anno scolastico, ma se volete riaprono al prossimo, quindi io sono molto felice di rivedere le scuole oggi riaperte. Mi auguro davvero che la sua visita possa recare anche a lei un po' di soddisfazione per tutto quello che fa per la scuola italiana. Grazie Ministro. Quando si ripartirà a settembre, come? Abbiamo fatto una proposta alle regioni per il 14 di settembre, se intendiamo il riportare tutti gli studenti a scuola, ma già dal 1 settembre le scuole saranno aperte per recuperare tutte le attività di apprendimento per gli studenti e le studentesse che sono rimaste un po' più indietro. Buongiorno. Sei tu il fortunato che oggi fa l'esame? Sì. Come ti chiami? Liceo. Complimenti. Grazie. Hai già iniziato, ti ho però. No, adesso inizio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ministro, che effetto le fa entrare in una scuola appunto a Bergamo, nel territorio appunto più colpito da questa epidemia? Ma sa, io ho dedicato tutta la mia vita alla scuola, da docente, da ministro. Doverle chiudere le scuole per me è stato uno struggimento, una ferita che mi resterà dentro per sempre, quindi oggi sono veramente felice di rivederle aperte. Incontrerà gli studenti? Gli studenti sono la cosa più importante per me che esiste nel paese, studenti e studentesse, quindi sarò ben felice di incontrarli e di parlare con loro. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa è la commissione che ha esaminato Gregorio, il ragazzo quello alto con cui ha fatto il primo maturato. Come andate? Sono bravo? Sì, bravo. Buongiorno. Come va? Sì, grazie. Abbiamo piacere di averla con noi. Voi siete quelli che mandano avanti gli istituti scolastici. Grazie. Collaboratori. Senza i collaboratori scolastici, io lo dico sempre, non basta le docenti. Avete compiti di sorveglianza nei confronti degli alunni, di vigilanza, fate tantissime cose, a volte non vi viene riconosciuto. Quindi grazie veramente. Grazie. E portate i miei saluti a tutte le vostre colleghe e colleghi. Sicuramente. Grazie. Grazie mille a tutti anche voi. I miei docenti del liceo Amaldi, la classe quinta B, la saluta con tanto affetto. Un abbraccio a tutta la classe quinta B e a tutti i docenti, e in bocca al lupo agli studenti e alle studentesse che grazie, nei prossimi giorni faranno gli esami. Grazie mille, buona continuazione e buon lavoro. Un abbraccio virtuale a tutti, grazie.